Alessandro, siamo in Trascop, hai sentito i tanti complimenti che ti hanno fatto, citandoti come ovviamente purtroppo un giocatore di passaggio, perché il prossimo anno i tuoi traguardi saranno ben diversi. Cosa si prova a sentire tanti complimenti? Riesci a mantenerti con i piedi per terra? Sì, perché so che l'hanno fatto esagerando, però no, comunque fa sempre estremamente piacere quando viene apprezzato il lavoro che fai, e questo, come ho detto, mi fa estremamente piacere. Però d'altro canto, come hai detto te, non devi, chi, come si dice, chi si loda si imbroda. Esatto. Bisogna, ormai adesso ci abbiamo ancora 2 mesi, poi se dovesse andare bene poi me la godrò poi in vacanza. Per quanto riguarda il prossimo anno non dico assolutamente niente, perché sono abbastanza scaramantico, quindi okay. Va bene. Non mi va di dire niente. Poi dovrà andare, cioè andrà come deve, non ho previsioni. Senti, sabato sera hai sentito anche tu un po' di profumo di salvezza o no? Beh, sicuramente quando vedi, poi siamo strani noi, perché perdiamo delle partite veramente che a ripensarci non so neanche come abbiamo fatto, però poi facciamo queste, tra virgolette, queste imprese, sai, a Bari, a Catanzaro. Una squadra un po' strana la nostra, quindi non saprei neanche dirti quale possiamo vincere adesso, quale possiamo perdere, perché però sicuramente adesso siamo in un momento in cui non so se per fortuna o sfortuna siamo tutti attaccati. Sì. E in questo periodo in cui non abbiamo avuto tante vittorie, fortunatamente neanche le altre, diciamo, che hanno fatto questi grandissimi risultati. Quindi siamo lì attaccati al trenino. Adesso sta a noi vedere se vogliamo provare a fare qualcosina in più di quello che è stato prefissato all'inizio stagione, o se riusciamo a ottenere questa matematica salvezza e accontentarci di questo. Sta a noi. A parte gli ultimi 10 minuti, dove c'è stato un minimo di sofferenza sabato scorso, come era logico, mi sembrava che voi vi divertiste a giocare a Catanzaro, a calcio. Oddio, il secondo tempo mi sono divertito un po' di meno, eh. Però ci sono queste partite, ci sono delle partite che magari domini e prendi 2 tiri, 2 gol, ci sono delle partite che fortunatamente al primo tiro la palla ti entra dentro. Siamo stati bravi, perché ti dico, spesso noi magari passiamo in vantaggio, riusciamo sempre a farci raggiungere dall'avversario, invece questo giro siamo stati col coltello in mezzo ai denti. Mi è piaciuto, anche perché le ultime 3 trasferte, cioè in generale le ultime 4 partite abbiamo fatti non tantissimi, però abbiamo presi pochi. Esatto. Quindi quello è un bicchiere mezzo pieno, dai, diciamo, di questi pareggi, così il bicchiere mezzo pieno sicuramente è quello. Senti, tutti parlano ovviamente della tua 13ª ammonizione, a parte il fatto che ti è saltato in mente di dare quel calcetto al pallone. Io l'ho data loro, in realtà, la palla. No, l'arbitro mi ha detto questa è prima e ultima. Io ho detto va bene. Va bene, basta. Poi ha iniziato a sentire fischiare e ha detto di prendere il giallo. Ho detto, vabbè. Lo sai che erano 5 partite che non prendevi un giallo, quindi... Certo, ma questo nessuno anche... lo dice però. Questo... No, l'ho detto. Quindi sai anche gestirti, ma è ovviamente fa parte del tuo... No, troppo stupide all'inizio stagione. Sì, all'inizio, esatto. Questo sì. Beh. Quelle peseranno sempre. Fa parte del tuo modo di giocare, del tuo carattere. Hai letto i numeri che pubblicava oggi Resto del Carlino sulle tue prestazioni, i chilometri che fai, i passaggi che azzecchi oltre l'85%? Ma sei davvero così bravo? Non è tantissimo, 85, c'è chi fa meglio, c'è chi fa meglio. Sì, però insomma nella Reggiana sei il vertice. Però devi sempre ambire a fare di più, in questo caso 85, poi sarà di 90. Poi... Va bene, va bene. Senti, davvero tu pensi che quella con lo Spezia possa essere una partita spartiacque? Cioè vinci quella partita, possiamo incominciare, non dico a fare che cosa, ma a guardare un po' in modo diverso il campionato? Beh, se vinci inizi, sei sempre lì, perché bene o male se vinci anche una partita non è che ti stacchi così tanto dal resto del gruppo. Poi dalla zona magari play-out sì. Però dal resto del gruppo bene o male sei sempre lì. Sicuramente mentalmente sei un po' più sciolto, perché sai, adesso non vorrei, prendiamo con le pinze, però dovessimo vincere
con lo Spezia sicuramente hai un piede, ce l'hai nella salvezza, a meno che non fai poi qualche cagata clamorosa. Che siete bravi nel farla, Sì, ma infatti non è per dire, dovesse per caso. Poi una volta che sei lì, sai, giocando con la mente un po' più libera, non hai, fai anche delle giocate che magari prima non vero, avresti neanche mai fatto, quindi non si sa mai. Può essere che, ripeto, siamo una squadra strana, può essere che ne prendiamo 4 sabato e vinciamo 5-0 a Parma. Diciamo, a Parma no, no, diciamo, a casa no. a Venezia. A A Venezia, Venezia, una vabbè. Grazie Ale. squadra un po' strana. Vai, vai. Alessandro, scusa, questa partita è una classica partita da non perdere o come tu dici da vincere a tutti i costi, visto che in casa purtroppo la Reggiana ha vinto solo Da due non perdere. Da non perdere, perché secondo me non devi viverla partite? come partita della vita, alla morte. Perché secondo me quando ti metti questa, tra virgolette, questa pressione addosso, poi rischi solo di fare la frittata. Devi essere un po' tranquillo mentalmente, perché comunque anche a livello di classifica sono loro forse quelli che hanno un po' più di pepe. Non dico Devi essere tranquillo, devi saper gestire, poi magari ci sarà qualche momento, magari che fai qualche passaggio indietro e arriveranno dei fischi, devi essere bravo a rimanere sempre in partita. Cioè, in pratica non deve essere un'ossessione questa vittoria. Secondo me no, secondo me nessuna partita deve essere un'ossessione, a meno che non ti stai giocando veramente il play-out, quella partita tipo, forse un po' sì, però. L'unico aspetto, come ho detto, la Reggiana non vince in casa del 26 dicembre, quindi è un'eternità. Questo non so se può pesare su di voi, oppure l'obiettivo è la salvezza, quindi vale di più Fino adesso ha questo. pesato un pochettino, dico la verità. C'è stato un po' questa cosa, questo sassolino che ci volevamo togliere, che sfortunatamente non siamo riusciti. Mi auguro ovviamente che sabato sarà la volta giusta. Come io mi ricordo, c'era stata la presentazione lì alle Reggiane, che non avevamo ancora vinto una partita, e quella dopo era contro lo Spezia a Cesena. E avevamo detto, state tranquilli che arriverà la vittoria ed è arrivata. Sembra un cerchio che si chiude adesso. Tra l'altro, forse lo sai, ma lo Spezia appartiene a uno di quei derby. Sì, avevo notato, l'andata un po'. Senti, vedendo invece a te, tu hai fatto 2300 minuti, hai giocato 27 partite, quindi hai saltato solo Venezia e Como. Te l'aspettavi? Sì, Di questo impatto, no, sì. Cioè, no, io. nel senso di Cioè, essere. me l'aspettavo me meglio, ci speravo, nel senso, sono venuto qua con questo intento qua. Poi, sai, sono venuto anche un po' alla cieca, nel senso, non conoscevo né la categoria, né la squadra, diciamo che è il mio primo vero anno tra i professionisti, a livello di minuti, di responsabilità, quindi ci speravo. Tu parlavi del futuro, ovviamente tu sei legato alla Fiorentina fino al 2026, se non sbaglio, quindi è la Fiorentina che decide, ma visto che hai fatto l'anno scorso un Tutte e due anno, decidiamo. tutti e due, ma l'anno scorso hai fatto un anno da spettatore nella Fiorentina, Sì. se ti dicessero ancora devi maturare, tu diresti preferisco rimanere alla Reggiana per giocarmi una cosa importante Certo che oppure... se tu mi dici devi stare in panchina tutto l'anno, sì, Cioè, assolutamente sì. se non ti danno le garanzie di giocare in Serie A, insomma, No, questo questo, però questo non te lo significa. possono, cioè non te lo potranno mai dare questo. Ok. L'altro aspetto è che tu hai fatto due gol e un assist. È un bottino che ti soddisfa? No, No. no, questa è colpa di Manolo, adesso glielo dico. Ah. Mi ha fatto mangiare 3-4 di assist. Beh, devi Sì, essere mi deve di pagare più. almeno una cena, mi deve Sì, l'altra cosa è che tu hai giocato 21 partite da centrale, 7 da mediano, che significa un po' più basso, e uno da esterno. C'è un ruolo dove ti trovi bene, a prescindere dal compagno, cioè Cigarini o Capaci? Ti dico la verità, centrocampo per me è abbastanza indifferente, cioè che sia mezzala, forse mi piace un po' di più A2 o mezzala, che play classico davanti alla difesa, forse faccio meglio quello.
L'altro aspetto che ti volevo far rimarcare è che tu hai fatto due gol, ne hai fatti una col Sudtirolo e uno col Bari, entrambe vincenti le partite, quindi significa che quando sei in quindi fai gol a due gol. No, ma sono già giocato, Jolly, ho già giocato. Per quello che abbiamo sempre parlato. C'avevo il bonus, avevo. No, quindi, non so, sappiamo che se segni... Potete anche andare a casa felici che tanto la partita finisce. Però ci devi arrivare un po' più con convinzione, perché il tiro ce l'hai. No, no. Diciamo che è un aspetto un po' sni, il tiro. Diciamo che due o tre volte potevo fare qualcosina in più, Adesso se dovessi per caso arrivare a 4-5 gol sono soddisfatto. Nel complesso soddisfatto. A due... L'ultima cosa, tu a Reggio Emilia città, tu sei nato a Torino, hai vissuto a Firenze, come la inserisci Reggio Emilia? Serenissimo, sto benissimo. Stai benissimo? Sì, benissimo, tutta la portata di mano, benissimo, tranquillo, non c'è troppo caos, forse un po' le rotonde dovrebbero cambiare, troppe rotonde ci sono. Non possiamo fare quadrate, avete vedo dei semafori veramente inutili dalle rotonde. Mai visto semafori. Chiedo l'aiuto di Franco rispetto ad Alessandro Bianco della prima intervista che abbiamo fatto a Tuani, mi sembra che sia cambiato talmente tanto. Sì, ci ha messo poco, però quella personalità che ti ritrovi. Lo sbaglio, Alessandro. Un po' liberale, sì, un po' più timido, sicuro. Alessandro, buongiorno, io le chiedo per Sforzenatos www.it, www.verrotes.it, magari l'ha già raccontato l'altra volta, le chiedo scusa, ma non ce l'ho. A chi si ispira, a chi somiglia, come chiedo a tutti, se ha una squadra del cuore, al di là di? No, non è. Al di là di quelle di cui ha vestito la maglia? No, nessuno. Non si ispira, non ha modelli? No, sì, modelli sì, Barella, dell'Inter, l'unico che c'ho. Maglietta incorniciata, mi pare. Oh, io lo dicevo anche privatamente, io scommetto, dentro 5 anni le arriva una convocazione in nazionale maggiore. Sbaglio, molto meno. No, ma metto la firma anche tra 10, vabbè. Sono almeno, ma anche, sì. anche tra 10 va bene. Le ultime due cose, la religione dell'essere centrocampista, no? ne parlo con tutti, i riflettori sono per gli attaccanti, no? I miti, i palloni d'oro generalmente sono 2-3, scuso Modric, ecco. È appagante, lei è felice come un bomber? Sì, top, ci dovrà essere il migliore del mondo, per me. E l'ultima è sulle proteste, io a differenza dei colleghi non dovendo scrivere, le partite spesso non le guardo, ma ne ricordo una, cioè, ricordo qualche sua protesta, no? Sì. Qualche sua protesta accompagnata, nel basket sono serissimi. È un discorso di transagonistica, ci sta lavorando, è un discorso di indignazione immagino, perché gli arbitraggi insomma... No, non c'entra. È il momento, è questo. Sì, un po' di foga diciamo. Quante ne ha prese per proteste, se ne ha prese? Però una vi ho fatto felice perché era a Parma, era quella lì, quella giustificata. Facciamo ricorso, la facciamo togliere. E l'ultima è su quando vede le coppe, quando vede stasera la conference, sogna di alzare un trofeo in vita sua, sogna, cioè, cosa sogna? Qualsiasi trofeo, sempre un trofeo, qualsiasi trofeo è sempre come lo è stato... Perché comunque sai, comunque i spettatori lo raccontiamo, magari anche l'anno scorso quando hanno vinto il campionato di Lega Pro, è sempre un trofeo, la gioia di alzare un trofeo è... L'ho provata a livelli più bassi, nei giovanili, e ti dico che è stata cosa una cosa... 3 Coppa Italia e una Supercoppa. Ma tutte con la maggiore, la primavera maggiore? Una primavera. Cioè, sì. Una primavera. Sì, poi è andato tanto così dallo scudetto, no? Con no. No, non c'ero io, no, sì, non c'ero più. Squadra. Sì, però non c'ero più io in prima. Ah, era perché eri in prima squadra? Sì, l'anno scorso non c'ero più. Però dico, già in quel piccolo è stata una cosa bellissima, quindi non oso immaginare vincere, non so, qualsiasi tipo di trofeo. Poi è ovvio che sogni la Champions League,
però anche nel piccolo mi piacerebbe, sì, assolutamente. È più costruito o più talento il suo? Cioè è un martellamento su ogni giorno voglio migliorare, oppure è come Cassano, cioè al di là del ruolo? No, come Cassano. No, è per carità, magari. È una dote della natura, la fisicità che ha, o è un super allenatore, insomma, di se stesso? Un mix, dai. Nel senso che non sono uno che si alza alle 6 di mattina e va a fare palestra 3 ore, non la vivo così tanto, cioè preferisco magari anche ogni tanto uscire, andare a fare un aperitivo, preferisco vivere ma staccare anche ogni tanto. Poi se c'è da farle così seriamente so scherzare come fare il serio, però riesco, più che altro voglio ogni tanto staccare completamente dal calcio, anche se ogni tanto fai fatica perché c'è sempre qualche partita da guardare. Hai notizie della nazionale andare il turno? Domenica. Cioè sei convocato? Sì, è andata la pre adesso, la pre-convocazione. Sì. Poi bella prima. La terza. Ha già debuttato? Debuttato sì. Contro il San Marino. Amichevole, era le qualificazioni alle... sì, che poi finiranno il prossimo anno. Fatto anche gol. Quello tra l'altro grande gol utile per per la differenza reti, quello vedrai che quello farà. Però che esperienza è questa? No, in generale la nazionale, poi sai, comunque una volta che entri, l'Under 21 secondo me già inizia a essere una nazionale abbastanza seria, quindi sai, l'obiettivo sarebbe poi quello del prossimo anno di fare, poi di essere convocato per gli europei. Gli europei? Sì, quello sarebbe bellissimo. Era il mondiale Under 20, no? Gli aiuti? No. Non era già fuori età? Sì. Solo per quello, se no. No, se no non lo so, se no sarebbe andato, ma per me. Grazie. Luca, domande, siamo a posto. Grazie.